vedi, io prendo Munchlax contro Kyogre con 7 d'attacco, ma che devo fare? Allora, Ice Spy, vabbè, ma non attaccherò mai io per primo, però devi frizzarlo, bro. Il discorso è questo. Se lo frizzi abbiamo delle possibilità, e non l'hai frizzato però. Ehi. Ora vediamo se questo figlio di mille bocchinare uscirà da sto coso. Lui usa double team, non colpirò mai più. Flinch, double team. È una 140, guarda il danno che gli fa. Guarda. Ma che devo fare? Ah, critico, ma vaffanculo a te sto pezzo di merda. Mortacci qua, magari ti muore la madre. Gli ultimi 6 lab erano tutti 300 più, eh. Ah, questa cosa poi non mi venite a dire che non è vero, che non succede sempre. Leggendario, e il tracker ti dà il Pokémon di merda. Fisso, questa cosa succede sempre. Sempre. Vediamo se Spoink riesce a buttare giù Kricketot. No, perché lui c'ha la Super F. Chi non crede in nostro Signore Gesù Cristo? No, mi sta mandando fuori di testa, frate. Sono letteralmente 1500 try. Non succede niente. E tutto quello che succede fa parte di un pattern di problemi che chiaramente la mia mente ha identificato. E che io so essere fatti a cazzo di cane. Quindi io sto in questo contrasto profondissimo tra sapere che una cosa è fatta male, ma doverla fare nonostante questo sia stato fatto male, capisci? No, appunto, cioè, ma io ti ripeto, cioè, non è... Fosse un problema solo mio, ma tu vai a vedere, vai, guarda, continuiamo, vai. Tranquillo, gioco, non ti preoccupare. A me non me ne frega un cazzo. Otto di attacco, 3 mosse fisiche. 6 di velocità. Via. 16 di attacco. Guarda io il danno che faccio con una super efficace. Da 120. Dai, criticami. Strano. Ah, Aftermath, vedi, c'è mancato poco. Ah, Umbreon. Vediamo quanto farà cacare al cazzo, eh. Vediamo. 42 HP, perfetto. 37 di speed, 8 di attacco, 9 di spa. Ma manco provo a dire le grotte, ma vaffanculo, magari muore. Chi se lo incula, ma che sto a perdere tempo così io. No. Vai, Tylo contro Darkrai. Non lo giocheremo. Servine con Shockwave. Super F. Skydrop Stab. Una 120, super efficace, con 13 di attacco su Zubat, lo lascia un HP. Assorbimento, che fa 20, ma è per 4. Va bene.
Vai, vai, catturalo. Vediamo quanto farà schifo al cazzo, sto maledetto coglione. Allora, Infernape. Eccolo qua, signori miei. Ingiocabile. Poi, Rascolps. Dai, provalo, dai, è inutile, è l'unico, Beh, non... Dai, il primo è un 600. Dai. Che buffonata, su. Che questo sta facendo VGC? Ragazzi, ci vediamo forse oggi pomeriggio. Bella, bella per tutti, grazie sempre per la compagnia. Io mi rendo conto che più andando avanti... La tua abilità, il tuo ragionamento logico, cioè io ho sempre detto dall'inizio sto famoso 5%, ma qua secondo me stiamo proprio parlando dell'1%, dello 0,5 che tu puoi effettivamente andare a gestire e modificare, perché troppi 600 più sta cosa, cioè se tu non trovi 600 più sbroccati ti incula l'imposter, se non ti incula l'imposter ti incula quell'altro, cioè non... Ma ripeto che basterebbe solo imposter definì che c'è un problema chiaro ed evidente, però in più a quello c'è anche tutto il resto, capisci? Esatto, sì, esatto, proprio su imposte tu non puoi fare niente, fai uno speed die. Tu fai conto, ieri a me è uscito Zapdos, full fisico, non ha superato i vinci perché è scammato a caso, da un seeking. Cioè, veramente, ci stanno troppe variabili completamente a caso, cioè, nel senso, per esempio, no, io sto ragazzo che ha vinto con Reshiram, chiaramente non l'abbiamo vista la run, ma che tu vinci con 15 cure, chiaramente mi danno indicazione o ne hai trovate 30 e ne usate 15, oppure ne hai trovate 20 e ne usate 5 perché non ti sono servita un cazzo. Com'è possibile che io arrivo alla sesta, la settima palestra che ne ho trovate in totale 3? Cioè, capito? È tutto... È certo, è certo. Perché poi tra l'altro, bravo, imposter si ciuccia pure le statistiche, no? E tu ci monti sopra, quindi capirai, se setup paradossalmente, cioè, rischi ancora peggio. Io quello che ormai mi sono convinto ad aspettare di sta Kaizo, cioè nel momento in cui secondo me potrà diventare vagamente giocabile e divertente veramente da giocare, nel momento in cui effettivamente inserissero, no, la modalità classificata di cui tanto si parla, una sorta di build, no, aperta a tutti, quello può essere interessante se va bene. Poi devo aggiungere pure che, cioè, io ho un set di regole, spero fatto come Cristo comanda, perché poi questo chiaramente lo vedremo domani, arrivati alla terza medaglia che hanno già vinto. È un po' una buffonata, eh. È stata gestita veramente da buffoni, sotto quel punto di vista, perché guarda tutti i cazzo dei problemi che si sono creati. Mai questa competizione, ripeto, è stata fatta così, è stata gestita male. Non ho capito che intendi. Scusa, c'è presente tutto il casino di cose che è successo all'inizio di questa settimana? Che hanno invalidato due run, che hanno vinto perché le regole dicevano una cosa, poi il live ha sbroccato con la Matrix perché secondo lui era così, poi gli ho detto, ah no, ma io le regole non le ho mai controllate. Sono accorto adesso che non c'è l'audio del gioco. Io le regole in realtà non le ho mai controllate, il walkthrough non l'ho mai controllato. E allora si creano sti problemi, gli hanno invalidato una run a Poli, gli hanno invalidato la medaglia al ragazzo che ha vinto, devi seguire il walkthrough, capito? Si sono creati tutta una serie di problemi, di discussioni, che era ovvio che sarebbero accadute. Ha creato un sacco di nervosismo, di rotture di cazzo. Poi, chiaro, uno gioca perché gioca, però secondo me non è casuale che tutte le vittorie siano state... Tutte le vittorie, 2 su 3 per ora...
off stream, paradossalmente, no? Tu ti vai a vedere i VOD di come per esempio giochiamo qua, di quello che succede qua, veramente ti viene da spacca tutto. Magari stando off stream stai più tranquillo. Paradossalmente, secondo me, senza offendere nessuno, questa Kaizo la vinci se non ci capisci un cazzo. Interpretiamo. Perché se tu calcoli, cioè io tipo adesso negli ultimi giorni sto facendo caso, visto che esce più il laboratorio, sostanzialmente una volta esci, tre volte no, come potenzialmente è normale, cauti 30 Pokémon che sono inutili, non ci siamo con le vittorie. Cioè, è proprio una questione statistica. Cioè, quando tu le altre Kaizo, per una serie di motivi, riuscivi a vincere di media una volta ogni 600 try, proprio se tu sei lento, paradossalmente, qua statisticamente siamo proprio alla follia. Oltre che poi, come dicevo, cioè secondo me più tu sei rincoglionito e meglio è, perché io stavo facendo proprio in caso in sti giorni, cioè mi sono dedicato, visto, ripeto, che tanto ho potuto solo scoutare Pokémon nell'erba alta e fare forse i primi 3-4 allenatori. Per esempio, cioè, a volte l'intelligenza artificiale, e secondo me è stato modificato qualcosa, perché se non è possibile, prima non era così, delle volte ha addirittura delle per 4, delle per 2, che non tira. Non capisci perché. Non puoi fare previsioni spesso su quello che accadrà. Però, cioè, non lo so, c'è qualcosa... Io questo con dopo 3000 try te lo dico con certezza. Cioè, nel senso, se me ne prendo paradossalmente le responsabilità. È rotta questa questione. Cioè, è fatta proprio male. È fatta a cazzo di cane. Hanno provato a cambiare delle cose, secondo me, nell'intelligenza artificiale che ti risponde, ma l'intelligenza artificiale non risponde con una logica, ma va tutto a cazzo di cane. Poi quello che dico io, chiaramente, che può avere solo un riscontro nella veridicità dei fatti e delle prove che facciamo, non è che chiaramente ti posso dire, ah no, perché ho letto questa linea di programmazione che è... Beh, te lo parlo dall'esperienza. Poi fortunatamente, grazie a Dio, sono una persona molto intelligente e deduttiva. Ci sono tanti hanno fatto dei casini con l'intelligenza artificiale del videogame. Cioè, tu hai aggiunto sostanzialmente 9.600-580 più in cambio di avermi dato Archeops e Axorus. Archeops che è una merda e Axorus che è buono, ma questo crea uno squilibrio clamoroso, perché io in ogni momento posso trovare potenzialmente un Pokémon che mi disintegra ed è sempre diverso, perché poi, cioè, quando tu hai la possibilità di incontrare 20, 25, 580 più, e quelli soprattutto poi andando avanti, le statistiche che hanno distribuite, e tu magari, capito, ti trovi quello che è tank speciale, quello che è tank fisico. Allora, un tank speciale magari non c'ha zero d'attacco, ma c'ha statico. Quindi ti servono 5 colpi per buttarlo giù, magari. Però lui ti paralizza, ti avvelena, magari ti tira un Destiny Bond in mezzo, un Pain Split, che cazzo ne sai. Questo lo devi moltiplicare per 30-35 volte... Ma tu non hai possibilità di rispondere a questa cosa. Oltre a questo, cioè oltre a questo, cioè io ripeto, abbiamo fatto adesso un calcolo, sono stati aggiunti 10.580 più in cambio di Axorus con questa nuova generazione. E oltre questo, tu c'hai anche il problema di imposter. C'hai anche il problema di imposter che, cioè, quella è proprio la devastazione finale. Perché de fatto tu non gli puoi fare niente. Esatto, ci sono talmente tante cose su cui non hai possibilità di rispondere se non il buco di culo. E ripeto, ed è per questo che io dico, paradossalmente, se sei rincoglionito giochi meglio. Perché se io mi vedo contro un Pokémon che ho già visto, magari conosco delle mosse, io posso dare per scontato, perché dovrei farlo, che lui non c'ha delle 4 per perché non ce l'hai mai avute. In realtà è perché non si sa come, non me l'ha mai tirate. De fatto, cioè, che è proprio diventata una slot machine, ma... Cioè, io onestamente mi sono veramente rotto il cazzo a giocare alle slot machine.
perché tanto non, cioè, tutto non è stato fatto niente per migliorare la situazione. Anzi, tutto quello che è stato fatto ha creato più nervosismo, ha peggiorato le cose. E io devo aspettare la terza medaglia che è stata vinta per avere sul sito un set di regole fatto come Cristo comanda, che doveva essere fatto il giorno prima che si desse il via al medagliere. Cioè, bello, però io nella vita il buco di culo purtroppo non ce l'ho mai avuto, quindi alle slot machine non vinco. Ed è triste da pensare, nel senso, o mi sono rincoglionito io tutto insieme, che dubito, ma com'è possibile che io tutte le altre Kaizota le vinco in 300-400 try, questa dopo 3000 mi sono andato vicino solo una volta le 500 try fa? Bello, raga, questo sono io che monta. Volevo concludere, visto che poi chiaramente in live abbiamo parlato di tantissime altre cose, il discorso è andato avanti anche vertendo su altri argomenti, ma bene o male stiamo dicendo le altre cose. Come dico in live, il mio intento non è la lamentela, non è il fare l'offeso, il mio è un intento di discussione. Quindi anche qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate voi di questa Kaizo V, di come è stata gestita, di quali se le migliorie che sono state fatte sono state valide e nulla. Ci vediamo in live tutti i giorni, la mattina dalle 9 fino all'ora di pranzo, le 13, le 14 e dopo pranzo dalle 15 fino alle 19, occasionalmente la sera. E quindi niente, vi aspetto in live e qui sotto nei commenti. Bella per tutti.